Progetto 142. Abbiamo un'interrogazione che presenterà, credo, il consigliere Fiorini, rivolta all'assessore Cecchini. Possibile chiusura della sede dell'Archivio di Stato, Ufficio Periferico di Orvieto. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Orvieto rischia di perdere la sua identità, gelosamente negli anni custodita presso la sezione dell'Archivio di Stato. I tagli ministeriali impongono di trovare una sede gratuita per continuare a svolgere questa importante attività per la città e il suo territorio, che non meritano di vedere sparire un patrimonio cospicuo composto da 93 fondi archivistici pubblici e privati e 43.217 pezzi cartacei. E alle tante promesse dell'amministrazione comunale della Rupe non sono seguiti fatti poi concreti. Con questa interrogazione chiediamo alla Giunta quale azione intende mettere in campo per evitare la chiusura o il trasferimento in altra sede, presumibilmente Terni, dell'ufficio periferico dell'Archivio di Stato, che sarebbe per Orvieto una perdita dall'alto valore simbolico per la sua storia millenaria. Grazie. Grazie, prego, assessore Cecchini. Sì, ma premetto che la Giunta regionale non è in alcun modo competente ad intervenire nei contratti tra un ufficio periferico dell'amministrazione statale e l'amministrazione comunale di Orvieto, pur naturalmente valutando negativamente un'eventuale chiusura della sede di Orvieto, magari per il trasferimento a Terni, e quindi interessandosi per far sì che ci possa essere un'evoluzione della situazione. Come il consigliere sa, l'Archivio di Stato di Orvieto ha un patrimonio importante di 51 fondi archivistici appartenenti sia ad archivi statali che a enti pubblici, tra cui va segnalato l'archivio notarile con documentazione a partire dal XIII secolo e un insieme di altre importanti collezioni, pezzi cartacei, pergamene, mappe, disegni, fotografie ed altro. Inizialmente era posta in un'ala del Palazzo del Capitano del Popolo, si è trasferita nella sede attuale, Palazzo Faina, in Piazza Duomo, sul lato sinistro del Duomo, quindi quasi di fronte alla cattedrale. L'identificazione e la sistemazione della sede venne inaugurata nell'85, è stata resa possibile dalla collaborazione tra la Fondazione Faina, che affittava i locali, l'amministrazione comunale, che si fece carico degli oneri per il restauro del palazzetto, e l'amministrazione dei beni archivistici, che trovò i mezzi finanziari per la nuova sistemazione del patrimonio documentario. La sala studio può accogliere un massimo di 6 studiosi in contemporanea ed ubicata al primo piano del palazzetto, non dotata di accesso ai disabili. La politica di contenimento del Ministero dei Beni Culturali dal 2015 ha imposto agli uffici periferici di trovare sistemazioni che permettano di non pagare canoni di affitto, dunque si è posto il problema anche per la sezione dell'Archivio di Stato di Orvieto, per il quale il Ministero dei Beni Culturali ha sempre corrisposto un canone di affitto all'ente proprietario dei locali. Dalle informazioni che abbiamo assunto, così come anche abbiamo visto negli organi di stampa nei giorni scorsi, il Ministero ai suoi massimi livelli, insieme al Comune di Orvieto, ha cercato di trovare una sistemazione alternativa che è stata identificata in Palazzo Negroni, già sede dell'ex Tribunale di Orvieto, in Piazza Corsica, dove sono ospitate altre istituzioni culturali, e la Giunta Municipale aveva proceduto ad una formale approvazione di intenti tra l'Archivio di Stato già nel 2016 per la concessione in comodato gratuito dei locali. Tuttavia, al momento non è ancora stato perfezionato l'atto comprensivo di tutte le clausole di garanzia per le parti coinvolte. Sarà mia cura, nostra cura come assessorato, seguire le fasi successive immaginando e auspicando che la soluzione vada appunto in questo senso. Grazie, assessore. Consigliere, la sua replica, prego. Grazie, Presidente. Grazie, assessore. Io spero che vigilerete su questo, anche perché Orvieto ha perso il Tribunale, l'ASL, è stato ridotto l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Orvieto non può essere solo esclusivamente la pattumiera dell'Umbria. Grazie.
Allora, a questo punto andiamo avanti con l'interrogazione del consigliere Ricci rivolta all'assessore Chianella. Arresto del presidente di BluJet Flyvolare, verifica della situazione con la SAS e gestione aeroporto. Prego, consigliere Ricci. Grazie, signor presidente dell'Assemblea legislativa. Nel giugno 2017 la SASE, società di gestione dell'aeroporto internazionale dell'Umbria, ebbe a determinare un contratto con BluJet Flyvolare che doveva determinare l'attivazione, signori consiglieri regionali, di ben 9 linee aeree e il basamento di un aeromobile. Il 31 luglio 2017, durante la conferenza stampa di presentazione, e ho avuto cura di verificare le interviste che furono rilasciate in quella occasione, si delineava che tale contratto avrebbe determinato un più 200.000 movimenti di passeggeri complessivamente. A distanza di mesi, nessuno dei servizi è stato determinato, è stato attivato. Nessuna delle due autorizzazioni ad operare nei servizi aerei è stata ottenuta dalla stessa compagnia. Nel contempo sono stati anticipati 500.000 euro, di cui solo 250.000 euro ad oggi sono stati ripresi da parte di SASE, società di gestione dell'aeroporto. Il 30 dicembre 2017 il presidente di BluJet Flyvolare è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Modena, per correttezza devo dire, per fatti che nulla hanno a che vedere con la determinazione afferente al contratto con la SASE, società di gestione dell'aeroporto. Ma la interrogazione credo che sia opportuna su tre aspetti. Il primo, se sono stati ripresi finanziariamente i 250.000 euro che ovviamente la SASE ha determinato con il secondo contratto di cui a breve parlerò. Il punto secondo che volevo chiedere è come mai, dopo tutto quello che era avvenuto, nel dicembre 2017 si è determinato un nuovo contratto. Si è spento il primo contratto e si è determinato un nuovo contratto che di fatto consente una proroga sino all'aprile 2018 per la restituzione dei secondi 250.000 euro dei 500.000 complessivi anticipati. Io credo che bisognava agire più incisivamente con la revoca complessiva di ogni rapporto contrattuale e anche la segnalazione agli organi di controllo. E l'ultimo quadro che è oggetto della interrogazione è se la Giunta intende anche tutelarsi dal punto di vista complessivo dell'immagine e quali azioni incisive intende svolgere nei riguardi della SASE affinché queste leggerezze non abbiano più a determinarsi. Prima della risposta volevo anche ringraziare l'assessore con delega della cortesia della stessa risposta, perché oggettivamente risponde anche di determinazioni gestionali che non sono direttamente collegati al suo dicastero, ma semmai all'indotto di responsabilità politica. Grazie. Bene, prego, assessore Chianella. Grazie presidente, grazie consigliere Ricci. Siamo già, come dire, al terzo appuntamento su questa questione. Io sarò estremamente telegrafico, senza mancare ovviamente di rispondere alle sollecitazioni e alle domande presentate da lei, consigliere Ricci. Innanzitutto,
sui tre quesiti confermiamo l'avvenuta riscossione del 50% dell'anticipo, quindi delle 250.000 euro a parziale restituzione del deposito cauzionale. Nella seconda domanda della sua interpellanza riceviamo conferma che nel comitato di amministrazione del 12 dicembre non è stato deliberato nessun nuovo contratto, quindi non è già in essere un secondo nuovo contratto con la società Blue Jet. Nel contempo è stata ribadita, ovviamente nello stesso consiglio di amministrazione, la risoluzione del contratto del 1 giugno 2016, deliberata appunto già nel consiglio del 25 ottobre scorso. Sulla terza questione dobbiamo confermare che è in essere un decreto ingiuntivo per il recupero dei rimanenti 250.000 euro come da delibera appunto del consiglio di amministrazione del 12 dicembre scorso, e anche un incarico per un parere legale per la valutazione dell'eventuale sussistenza di profili penalmente rilevanti nel comportamento della società Blue Jet e suoi organi amministrativi nei confronti di SASE. Come lei ricordava, ovviamente la questione dell'arresto esula dai rapporti, diciamo così, e dalle attività messe in atto nei confronti di SASE. Per quanto ci riguarda, noi siamo ovviamente attenti a quello che accadrà, soprattutto rispetto a questo parere legale che dovrà essere, diciamo così, messo a disposizione della società stessa, e che chiederemo come giunta regionale gli esiti di questo parere. Relativamente a iniziative nei confronti della SASE, direi di no, è una cosa che sta fuori da quello dall'orizzonte. Noi abbiamo ovviamente fiducia nel consiglio di amministrazione, e questa fiducia rientra anche ovviamente fiducia nella gestione di questa questione legata a Blue Jet. Grazie assessore, consigliere Ricci per la replica. Sì, grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa. Prendo atto che solo 250.000 euro dei 500.000 anticipati sono stati recuperati. Però vorrei enucleare un consiglio alla SASE. Ha fatto un comunicato stampa ufficiale, che ho agli atti, in cui dice di aver determinato un secondo contratto in cui sostanzialmente è determinata una proroga all'aprile 2018, cioè se i servizi non verranno attivati entro l'aprile 2018 saranno restituiti anche gli altri 250.000 euro. C'è un comunicato stampa ufficiale di cui ho atto in copia. Ho chiesto anche con una comunicazione ufficiale l'accesso a tutti gli atti di questa seconda parte. Il consiglio è che, se non è così, la SASE, a mio avviso, deve fare un comunicato stampa di smentita, perché altrimenti ci sono delle conseguenze rispetto a quel comunicato stampa, di cui, ripeto, ho copia agli atti come molti di noi. Per quanto riguarda l'azione che doveva svolgere la SASE, doveva essere molto più incisiva verso Blue Jet Fly Volare, e quando ci siamo accorti che c'era un contratto, con una società non proprio solida, bisognava revocare tutto il contratto e agire con molta più incisività, sinanche segnalando agli organi di controllo quanto stava avvenendo. Concludo, ringraziando la cortesia del Presidente, dicendo che io concordo con la strategia della SASE, cioè sviluppo di linee aeree con compagnie low cost che possono determinare attrattività anche di flussi turistici, e concordo anche con il basamento di un aeromobile, ma questo deve avvenire con società e compagnie solide che abbiano una storia,
una rete commerciale e quindi la possibilità di attrarre non solo movimenti passeggeri, ma anche ovviamente componenti turistiche. Grazie.